Non capisci al volo. Mancanza di fantasia, direi. Non posso aspettare. Quando possiamo sposarci? Stasera, per esempio. Oh, caro, credo che papà vorrà essere lui a celebrare le nozze. Oh mio Dio, temo che tuo padre renderà banale anche il nostro matrimonio. Va bene, tutto legale in regola, ma non più tardi del lavoro. Oh, caro, ne parlerò con papà e stabiliremo la data. Salute, Martine! Come va, presidente? Ben benone, che notizie mi portate? Solo queste. Il paese è compatto dietro di voi. Lo so, non è magnifico. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Teddy, ma dove andate? A Panama! Panama è la panchina. Oh, scava le chiuse del canale di Panama in Argentina. Oh, proprio sei così buona, caro, con lui. E lui ti vuole così bene. Teddy è sempre stato il mio fratello preferito. Preferito? Perché ne hai altri? Ce n'è un altro. Jonathan. Jonathan? Non l'ho mai sentito nominare. E per zio non ne parlano mai. Beh, non parliamo volentieri di Jonathan. Era il tipo di ragazzo che si divertiva a tagliare vermi in due. Con i denti. E che se ne ha fatto di lui? Ma non so. Ha lasciato Brooklyn molto presto. E non precisamente di sua spontanea volontà. Voleva fare il medico come nonno, senza studiare medicina. E però i suoi esperimenti l'hanno portato nei guai. Ma lo farete tardi qui in teatro? Saltiamo la cena, abbiamo ancora una mezz'ora. Ma mi lascio solo un'altra volta. Oh, ma non si preoccupi, cara. Vado ad avvertire papà, perché prima che esca con te, vuole sempre che dica qualche preghiera. Ma non pregare troppo, sennò addirittura sparisco. Oh.